Ringraziamo naturalmente tutti quelli che stanno continuando a lavorare dentro i seggi, i candidati, i coordinatori dei partiti convenzionali della centrodestra, le liste civiche. È una bella giornata di democrazia. Ringrazio naturalmente gli altri tre sfidanti. Mi ha appena contattato la candidata a sindaco consigliera Ortolani, insomma ringrazio per la telefonata. Noi saremo a disposizione anche delle opposizioni per cercare di costruire il miglior progetto politico per Giulianova. E adesso ci rimettiamo a lavorare. Io ho sempre detto che volevamo rimanere fuori dalla macchina amministrativa per qualche ora, perché Giulianova è una città che vive sul mare e ha bisogno di un cartellone degli eventi estivi, ha bisogno di una programmazione seria sin da subito, e devo ringraziare tutti i giuliesi che non ci hanno fatto perdere 48 ore di tempo. Voi sapete che io amo mettermi al lavoro e quindi sarò in comune già domani mattina. Sindaco Costantini, 5 anni fa la differenza è stata di 59 voti, un qualcosa che le è anche pesato, perché l'opposizione più volte l'ha ricordato questa cosa. Adesso la differenza è totalmente diversa. Beh, diciamo che l'elettorato questa volta è stato netto nell'esercizio democratico del voto, ha deciso con delle percentuali, ripeto, i seggi sono aperti ma quelli chiusi sono tutti sopra il 60%, anche abbondantemente. Ci ha dato un messaggio chiaro, vogliono essere amministrati da noi, sentiamo anche il peso e la responsabilità di farlo, ma sono convinto che costruiremo da qui a pochissimi giorni una squadra straordinaria che potrà dare a Giulianova tantissime soddisfazioni. A chi dedica la vittoria? A mio padre e a mio figlio, tutti e due si chiamano Rizzato, la mia famiglia naturalmente, a mia moglie, ma a mio padre e a mio figlio, perché mio padre non c'è più e perché mio figlio forse è quello che ha sofferto di più in questi 5 anni dove il papà è stato pochissimo a casa. Però l'opposizione, lei mi ha detto al di fuori delle telecamere, che è stata comunque una campagna elettorale molto accesa, soprattutto nei toni. Io penso che la competizione elettorale finisca nel momento in cui qualcuno ha il dovere di amministrare la città. Noi oggi abbiamo il dovere di amministrare la città, quindi facciamo finta di non aver sentito nulla di quello che è successo nell'ultimo mese. Io oggi ho a cuore solo il benessere dei giuliesi e basta. Cosa dice a chi ha gli sfidanti? No, gli sfidanti dobbiamo vedere anche come verranno fatte le ripartizioni dei seggi, perché con queste percentuali bisogna capire chi sarà in consiglio comunale. Naturalmente chi sarà in consiglio comunale, come ho detto alla consigliera Ortolani che mi ha appena chiamato, noi saremo attenti e ascolteremo tutti.